state restaurate e con la segnalazione direttamente della restauratrice della dottoressa Cecchini. Qualcuno magari arriverà, però sono già stato un quarto d'ora accademico, quindi direi di partire. Il mio è solo un brevissimo saluto dell'amministrazione comunale dell'assessore alla cultura Carlo Verona, io sono la dirigente della biblioteca Marchesiana Cultura Turismo, Elisabetta Dovere, sono molto contenta che quest'anno siamo riusciti a confermare la giornata della cultura ebraica a Cesena. L'anno scorso si è tenuta la giornata che poi ha prodotto dei piccoli atti del convegno che sono confluiti nel monumento Cesena Ebraica, che è dedicato al 18 della Madre Cristiana. Gli atti sono curati dal professor Marino Mendozzi e siamo stati molto contenti e soddisfatti di aver dato la possibilità a chi non ha partecipato, per la giornata molto interessante, di poter magari vedere successivamente i contenuti. Oggi ci accingiamo a approfondire ulteriormente il tema, siamo partiti dalla storia di Cesena, dalla storia del comune Sarago, dalle origini fino agli anni terribili, e alcuni discendenti della famiglia hanno partecipato alla conferenza in Sala Ligna e si sono andati in una biblioteca e ci ha fatto molto piacere la loro presenza da Milano a Cesena. Si è parlato anche di possibilità di tenere viva la memoria in modalità varie, le istituzioni da una parte, le scuole dall'altra, i cittadini, le provinciano, penso che ci sia un dritto programma di lavoro per i prossimi mesi. L'auspicio è che ciascuno faccia la sua parte per tenere viva la memoria. E oggi do a dire la parola al professor Gagliardo, che lavora con il suo storico, ed è uno delle agenzie culturali e educative più attente a questi temi e più attive sicuramente su questo versante. E al professor Roberto Finzi che ci presenta la sua ultima fatica editoriale. Lascio la presentazione del professor Finzi a Roberto Gagliardo perché non sarei in grado di restituirla completamente. Quindi diamo una buona conferenza, un buon approfondimento e lascio e dateci appuntamento a prossime occasioni di approfondimento. Grazie. Diciamo bene, grazie, scusate. Buonasera a tutti, benvenuti, grazie per la presentazione della professoressa Romero. Io vorrei lavarmi la più fredda possibile perché il tema di cui parleremo è un tema denso, interessante, importante e soprattutto abbiamo un relatore competente e un grande affabulatore, quindi mi fa piacere lasciare il maggior tempo possibile a disposizione per ascoltarlo insieme a voi. Ascoltarlo e dialogare insieme a lui perché abbiamo pensato se ci riusciamo a fare una conversazione vengo più vicino al termine della quale o perlomeno durante la quale invitiamo tutti i presenti a interagire con la sollecitazione, domande e quanto e anche interruzioni. Benissimo, due parole devo dire su questo film che forse non ha bisogno di presentazione, però sono pagato per questo autonomamente. Dire che nonostante venga da studi, laurea in filosofia, si è dedicato per tutta la vita alla ricerca storica, ha lavorato come storico, soprattutto nella storia economica, dell'agricoltura e vari campi. Però ha coltivato parallelamente interesse proprio sui temi ebraici e appunto di questo che parliamo. Qualche titolo ha insegnato in università, non soltanto a Bologna, ma a Ferrara, a Trieste, è autore di numerosissime pubblicazioni, lavori scientifici. Qualche singolo dell'università che porta 150, se non metto mai, quindi no, si saprà di vedere. E collabora con pianisti, insomma, un nome che merita il nostro ascolto più attento. E dicevo, tra i lavori più recenti, che mi hanno molto incuriosito, confesso che non conosce, forse vengo più dall'esperienza di studioso di storia dell'economia, è L'onesto porco, storia di una diffamazione, che è già il titolo bellissimo, che di Entra Bombiani nel 2014, e un altro che mi ha curioso molto è Asno Caro.
fascismo, dal pregiudizio contro gli ebrei ai campi di sterminio, uscito in prima edizione del 97, e rientro anche questo, giusto? Sì, questo è il mio. Poi dell'Università Italiana delle Leggi Antiebraiche, pubblicato a Roma nel 97, e recentissimo una cosa hanno mai fatto gli ebrei, dialogo tra nonno e nipote sull'antisemitismo, pubblicato quest'anno dalla casa editrice Einaudi di Torino. È un libro che trovate insieme, almeno che ho visto tutti e due sul banco all'ingresso, e mi permette di anticipare il professore alla fine sarà anche felice di poter firmare le copie che volesse acquistare. E oggi in particolare parliamo di questa edizione, di questo libro che si intitola Breve storia della questione antisemita, ripubblicato appunto nel 2019, in edizione accresciuta, rivista, corretta e accresciuta. E allora, io partendo proprio da questo, dallo stimolo che viene dal titolo, vorrei prima dire due parole e poi voglio una domanda di apertura al professore. La prima cosa è che io ho letto il libro perché mi preparo, sono uno studente intelligente, e ho letto il libro e ho trovato un gran bel libro di storia. Un gran bel libro di storia perché è un libro oltre che contenuto forte, interessante, contenuti di quelli che scottano, toccano, è un libro che affronta un metodo il lavoro dello storico, ci può, anche se non è un libro di quelli proprio della saggistica spiegata con le note, con il testo, è un racconto continuo, con una bibliografia sterminata alla fine, molto densa, che dà l'idea del lavoro che c'è dentro, ma unita a una grande leggibilità, una grande godibilità proprio di lettura, e questo mi permetto di dire. L'ho riscontrato, il professore l'ho conosciuto personalmente oggi, è un grande affabulatore, è un libro quindi che un grande libro di metodo, di storia, perché prende un tema, lo affronta nel tempo, lo racconta nel tempo, non sarebbe storia se non facesse così, ma soprattutto lo mette in dialogo con le forze, il campo sociale in cui questo tema, che sto dicendo dell'antisemitismo, si modifica nel corso del tempo. Il tema appunto dell'antisemitismo, che viene visto come una categoria di prima, che è capace di prendere, questo stesso sfondato da uno, però insomma, è capace di rimodificarsi come certi organismi genetici che sopravvivono e prendono le forme dei nuovi contesti, delle nuove relazioni, quindi è un libro di metodo, di storia, perché affronta il tempo lungo di un'idea aperrante, sentito la sua capacità di riadattarsi, di rinnovarsi. È quindi una storia di lunga durata. E per fare questo si serve, si mette a confronto con quello che uno studioso, un giovane studioso recentemente chiamato l'archivio antiebraico, Simon Bensoud, ha pubblicato questo video qui, parla di archivio antiebraico, cioè la sopravvivenza e il modellamento di certe categorie che hanno origine antichissima. Allora, questa, poi il professore correggerà e puntualizzerà meglio questi spunti che a me sono sembrati appuntato per le cose che mi hanno colpito maggiormente. Ora con le domande proviamo a entrare un po' nel dettaglio. Io partirei proprio dal titolo perché l'ho trovato estremamente efficace. Allora faccio una brevissima previsione, due secondi. Normalmente siamo abituati a sentire, soprattutto è stato ricordato anche oggi, la storia delle persecuzioni, si parla di questione ebraica, no? Delle politiche razziste tedesche. Insomma, in italiano si parla di questione ebraica, la vita infatti, spero di pronunciare correttamente, ma insomma questo. Il professor Finzi in questo libro ribalta il punto di vista e approccio, è la questione antisemita che lui mette al centro, perché giustamente, mi pare che lo ricordi anche nelle pagine iniziali, qualche volta, il modello di Sartre, se non ci fosse l'ebreo antisemita, venderebbe. Quindi è la questione dell'antisemitismo che dobbiamo mettere al centro della nostra indagine, della nostra riflessione, non tanto la questione di ebrei. Ecco, io vorrei partire da questo spunto perché il professore. Ma Cagliardo l'ha colto, io sono un chiacchierone, quindi se forse faccio uno fatemi segno che lo Cagliardo ha colto il punto centrale di questo mio ragionamento, che vanno facendo da anni e che secondo me
noi continuiamo tranquillamente a parlare di leggi razziali. Se noi parliamo di leggi razziali, ammettiamo che esiste una razza. Sono leggi razziste, un'altra cosa. Allora, appunto, anche aiuto il Frage, che è una, addirittura c'è uno scritto famoso di Karl Marx, tutti parlano, io stesso in un manuale che scrisse negli anni 90 da Zanichelli, che fece una lunga scheda intitolata La questione ebraica, non esiste la questione ebraica, esiste la questione degli antisemiti che non vogliono gli ebrei, che è un'altra cosa. Per cui tra l'altro vorrei fare una piccolissima autocritica, no, piccolissima, anzi grande, ma anche una spiegazione. Io sono molto grato a chi mi chiama a parlare perché sono chiacchierone, perché penso che il lavoro di un intellettuale, se vuole fare un lavoro approfondito, serio, ricerca, ma di fondo non sono serio assolutamente a niente. Gli accademici fanno esattamente l'opposto. Questo libro, da cui origine è una collana di giugno del 97, sì, è stato tradotto in francese, in inglese, edito in cinese. Quando fu introdotta la valutazione, la cosiddetta valutazione della ricerca nel sistema universitario italiano, essendo un libro di divulgazione, secondo loro, perché invece hanno fatto le note, per il maestro ha fatto la bibliografia, fu messo in ultima. È un libro che fortunatamente è stato letto per 20 anni, e poi anche poi degli insegnanti mi hanno chiesto di rifarlo. E allora per me è molto meglio la divulgazione che non fare una ricerchina tutta pulita, niente, che scopre che l'arco di non so che cosa, un capitello, benissimo, non tocco mai niente, non devo questo importante. Quindi questione antisemita, perché questa questione mi ha colpito molto? E perché quando ci ho pensato di fare questo? Perché io anche qui con il mito, con l'umanizzare il tempo, con un grande metro avanzé della nostra massima ideologia, adesso molto anziano, meno, ma allora analogico, che è l'ex ambasciatore Mosca della Repubblica Italiana, Sergio Romano, il quale, attaccandomi, volta sua, diceva che io avevo scritto un librino sugli ebrei. Il libro si chiamava, come ha ricordato Gagliardo, antisemitismo è un pregiudizio verso l'ebreo allo sterminio. Io reagì molto duramente, anche io reagì molto duramente, dicendo che è una sciocchezza, in realtà non è una sciocchezza, fino in fondo. E me ne sono accorto per merito di un giornalista ebreo milanese che ha fatto una riflessione sul Corriere del mio lavoro e poi lo ha messo un po' in onda naturalmente, e poi ha scritto una cosa sul suo blog, scusate, niente, non lo so, in cui dice: purtroppo anche molti ebrei hanno interiorizzato il fatto che dovrebbero avere pure qualche volta fatto qualcosa, perché la gente li odia questo mondo, no? Ed è per questo che quando in altri ragazzi mi ha chiesto di fare un libro per, diciamo, per la fascia d'età delle scuole medie, l'ho intitolato: cosa hanno mai fatto gli ebrei? Cosa hanno fatto?
vita non è plurima, ma è unica. Bene, oggi sulla terra quanti sono gli uomini che pensano questa cosa? Ci sono quel po' di ebrei che ci sono, come dire, 5 milioni, tutti cristiani e tutti musulmani. Gerusalemme, nessuno si ricorda mai, era il sito sacro delle tre civiltà, delle tre monti. Cristiani perché lì è sepolto Gesù, è la stessa anche dei musulmani, perché è da Gerusalemme che Maometto scende al cielo. Attenzione, non è dalla Mecca, è da Gerusalemme. Allora, dove sta la radice? Dove sta la radice di questo? Dove sta la radice di questa avversione? Beh, la radice è chiaramente di carattere. Nasce, potremmo dire, fratelli contenti, nasce uno scontro fra due versioni del mondo di Cristo. In una si dice che un certo personaggio storico, noi conosciamo Gesù Cristo, è il Messia che viene annunciato nella Torah, nella Bibbia, eccetera, come colui che porterà la pace, diciamo così, in terra, fatto il suo dono. E dall'altro questo è non è vero. Non è vero. Tutto è una questione. Poi c'è tutta l'inversione, inversione assolutamente certificata. Solo sul piano storico, ma ormai dei documenti ufficiali di Santa Romana Chiesa, che gli ebrei avrebbero ucciso Gesù. Beh, non gli ebrei, i potenti di Israele che vedono in Gesù un sovvertitore. Se il messaggio cristiano fosse davvero stato realizzato, non avremmo mica il mondo diseguale che c'è oggi. I quali si rivolgono all'autorità, in quel momento al potere del romano, e il potere romano per una serie. Ma sto facendo, tra l'altro, ho scritto un libro su Baracca, spero che. Questa mia riflessione nasce da due cose, adesso lo spiego perché sennò non ci capiamo. Allora, primo, io non sono uno studioso di cose ebraiche, sono uno studioso del pregiudizio contro gli ebrei, tra quello che è messo. Cioè, quei rotoli che il professore prima ci ha fatto vedere, io non li studio, a parte che non sono ebraico, non potrei studiarlo, non potrei studiarlo. Io ho cominciato a occuparmi di queste cose perché a proposito di memoria, io penso che bisogna fare più storia, ma questo è un discorso molto lungo. Io mi chiamo Fizio, tutti sanno, un nome ebraico tipico italiano, non solo italiano, parlavo prima con Cagliardo, il presidente del comitato israelite di Sarajevo durante guerra per tremenda assedio israeliano, si chiamava Finci con la cedente di scroggio Finzi. Quindi era un cognome ebraico molto diffuso. Io non sono di padre ebreo, di padre puro, quindi per i nazisti ero un miscelino, come dicevo, di prima grado. Da assimilare a lei, ma io fui battezzato per un altro perché leggere la sette.
Io ho avuto una cultura assolutamente, diciamo, cristiana, cristiana nel senso, sono unicato, cosinato, cantavo le canzoni, dove voglia Dio, che è nostro padre, quella dentro che mi ha fatto tutti, quando eravamo ragazzetti, no? L'unica cosa che non ho fatto è stato essere immesso in quel resto. Però quando mi sono trovato al liceo di Unghietti di Bologna, dove esisteva, curiosamente in quegli anni, che eravamo a metà degli anni 50, un'associazione di studenti riconosciuta e che era, diciamo così, governata da un direttivo eletto dagli studenti, quando io mi candidai, il mio avversario, uno dei miei avversari, sulle scarpe mi disse: sta zitto tu sporco ebreo che crucificava. In tre reagirono. In tre. Mi indettero su per tre. E poi era davanti sempre così. Alla fine io mi sono cominciato a occupare di queste cose, intanto perché per esempio io militavo a sinistra, tutte le volte che c'era un problema specialmente relativo al Medio Oriente, eccetera, siccome c'era di mezzo gli ebrei che non si possono mai criticare, no? Perché sono ebrei, hanno subito quelle cose, allora c'è scritto un documento, tra i questi, perché alla fine sono diventato uno specialista, tra virgolette, di persecuzione, non di storia. Per questo motivo, negli ultimi anni, un po' incuriosito, beh, proprio perché la mia sensibilità è andata a una ricerca storica, né sociologica, né psicologica, né antropologica. Ovviamente storico, ma sono ormai poco meno di 60 anni che faccio questo mestiere, che faccio storico, e io ho avuto, mi è venuto in mente che insomma noi viviamo, siamo, come dire, immersi nel resto di quello che succede oggi nella politica italiana, cioè dei pregiudizi, cioè noi continuiamo a ripetere delle cose in modo assolutamente automatico senza renderci conto di come sia. No? Quando io penso che un paese, ho scritto in questo libretto che abbiamo con mia nipote, un paese che ha avuto milioni e milioni e milioni di migranti, io avevo 15 anni quando ci fu il disastro Parsinelle, dove morirono centinaia di persone, quasi tutti italiani e quasi tutti meridionali. Beh, nel 2019 noi diciamo che i migranti sono i nostri amici e diciamo, dobbiamo dire che i meridionali hanno una cosa di parlare. O no? Sì? Andiamo avanti così. Allora, siccome sono un po' gustato, queste cose molto rapidamente non ti lascio fare. Io sono un po' gustato, perché soprattutto sono un grande mangiatore di salumi, come ogni buon mediano. Un giorno mi sono chiesto, ma che porco è un insulto? E se uno va a leggere la letteratura, scopre tutta una serie di cose incredibili. E perché aso? Perché a Pinocchio crescono le orecchie da ciuffino, come dice Collodi? Ho finito questa mia, diciamo, non ho ancora finito, chissà quando lo finirò, ma per ora ho finito questa mia, diciamo, riflessione che nasce dal pregiudizio verso gli ebrei, che è comprensibile, perché gli ebrei non sono, come dire,
che lasciano degli scambi
non pratichi la religione ebraica. Se tu ti converti, non c'è problema. No? E ancora aperta la discussione sul famoso caso di Tana, no? Sintetizzi in un momento un contravvenendo una legge che era data del 1100, non nessuno si occupava più, la famiglia Mortale di Bologna, una famiglia che aveva anche loro quartiere commerciante di passamanerie di merciati, insomma, e aveva una donna di servizio cristiana, il figlio, uno dei figli si è andata e sta per morire. La dottoressa ha detto che è molto affezionata alla meditazione, le vie della storia sono veramente altro che eroiche, sul grande. Ne parla e qualcuno gli dice: battezzalo, perché sono un inferno. E siccome il battesimo è l'unico sacramento che ogni cristiano può partire, è la terza. E non dice niente, però la famiglia, perché tutto il lavoro guarisce. Poi succede che un altro fratello si ammala, e non ricordo se muore, che comunque si ammala gravemente, lei ne parla con il parroco, racconta quello che ha fatto al fratello Edgardo, il parroco con l'inquisitore, siamo nel 1258, attenzione, non siamo nel 1300, siamo due anni prima, tre anni prima della fondazione della verità, e parla con l'inquisitore provinciale per dire che tolto la famiglia, viene portato a Roma, lotta con l'esercito e viene adottato Sant'Anna, più non più. Quando è stato sacrificato più non c'è stato un caos, perché questo bambino viene ridato e diventa sacerdote e scrive un memoriale di recente, ha pubblicato Vittorio Messori, come dire, che non ha ancora ben capito il concilio ecumenico, forse anche qualche altra cosa, non ha capito, perché questo qui, questo bambino tornato, diventato un predicatore, eccetera, scrive dicendo: mi dispiace che i miei, io li amo molto, ma i miei sono rimasti della Roma, eccetera. E poi la sua sfortuna è una fortuna, perché ormai 90enne muore il mese in un convento verde, il mese prima che i nazisti entrano in Belgio. Se fossero entrati in Belgio, lui, che ha avuto una grandissima, un chino su fede, una grandissima scomposta sulla grazia divina, eccetera. Questo è stato il peggio, l'avevano arrestato, come l'avevano arrestato, ucciso, e Stalin era una filosofa tedesca che diventa, per suo convincimento ebrea, si fa solo la verità, è arrestato e ucciso da Auschwitz. Poi dopo cercano anche di utilizzarlo male, ricorderete che ci fu una polemica, perché quando lei è stata beatificata, Giovanni Paolo II voleva far costruire un carmelo, cioè un convento di carità, dentro il campo di Auschwitz. Ecco, vuol dire, la campagna elettorale non finiva mai, non solo con Salvini. Antisemitismo invece è una cosa ben diversa. L'antisemitismo è connesso, molto rapidamente, molto malamente, ma perché tra l'altro con un problema molto complicato anche per noi oggi, è connesso alla scienza.
convince dall'aspetto esterno che gli uomini siano divisi in razze diverse, no? E, come dire, trasferisce un discorso che è simile alla veterinaria, che è la scienza umana, è l'antropologia umana, trasferisce i caratteri esterni della, come caratteri interni. Cioè, per esempio, quando io abbiamo le medie, abbiamo nel 52-53, quando facevamo la cosiddetta geografia antropica, dopo aver fatto i fiumi, i monti, eccetera, eccetera, cercavo di avere la razza umana. E una delle cose che mi è sempre rimasta impressa è che la professoressa, una straordinaria professoressa, disse: la razza di Groen ha la testa vera. Perché? Quella testa piena voleva dire che nella testa c'era qualcosa di diverso. Così come il discorso del peso del cervello, no? Perché le donne, spiegava la scienza, perché le donne erano meno intelligenti degli uomini, come volete, perché dovevano? Perché non il cervello peso meno, mediamente. Perché la donna ha mediamente un cranio anche più piccolo. Allora, dal peso del cervello derivavano, era una cosa veramente assurda. In questo clima, in cui da un lato c'è quello che poi c'è il nazionalismo, però siamo l'Ottocento, il secolo delle nazioni, e c'è in questo clima nasce il, diciamo, il vecchio giudizio teorico, si tramuta un pregiudizio non più religioso, ma razziale. Cioè, tu, ebreo, hai determinate caratteristiche, tutte negative, se mi stai a dire, perché sei ebreo? Ma non hai più la scappatoia di tanto giudaismo che si converte bene come gli altri, no, no. Infatti, e ci sta, il diavolo apparso, questo morto un mese prima, sarebbero stati deportati, perché non importa in quale religione tu sia, tu hai nel tuo, come dire, il tuo essere, nella tua fisicità, hai delle stigmate che sono incancellate. Ecco, questo che io, quando avevo 3 anni, fumo e passavo le linee, quando si fa il confronto, no? Prima del bazar, noi passavamo le linee e nel comune di Loiano si trovava una lista di gente che non era presa, e perché avevano non so quale non so appunto che eravamo nascosti da quelle parti, e c'era una lista in cui c'era scritto che cavavo presto sul posto e anch'io, perché ebreo e partigiano, 3 anni, ero mezzo ebreo, e cioè fare partigiano 3 anni è una cosa abbastanza complicata. Ma io, per loro, quei miei 2 nonni che sono poverini, saliti, fuori dal fuori, sono usciti anche miei di Auschwitz, erano quelli che avevano dato un imprinting, per cui qualsiasi cosa che c'è al mondo, io ero ebreo. Potevo diventare il capo del partito nazista e non so dove, ma è vero. In qualche modo qua vediamo come questa, quello che diciamo all'inizio, questa idea, questa identità che originariamente nasce in questa presunta diversità come diversità religiosa, venga proprio a contatto con un contesto trasformato alla fine del 700, 800, e comunque con i nazionalisti, venga fissato come principio molto cattivo, come principio razziale, questo trasferiva presunte caratteristiche psicologiche, e quindi ci fa vedere come questo pregiudizio sia capace di trasformarsi e adattarsi. Quindi quello che colpisce in questa storia è la persistenza di estrema antichità, viene da un mondo appunto che affonda le sue radici nel pregiudizio antireligioso, tra religioni cugine o sorelle in qualche modo, per trasformarsi e diventare modernissimo.
ancora ai nostri giorni, si attinge a un patrimonio, appunto a quell'archivio di retorica antiebraica, che sopravvivono appunto e si riattualizzano. La rete internet diventa appunto un magico spazzato di questi pregiudizi. A me mi vengono due cose su quale cosa, perché quindi divagare un po' allo spunto. Quando c'è stato l'attentato alla Torre Gemelle di New York, appunto, la teoria del complotto, l'idea che gli ebrei li sapessero, si fossero messi d'accordo, dei guarda casa, non c'è neanche come quello degli stregoni, era una sopravvivenza modernissima di uno stereotipo che io credo si fissi o venga strutturato, codificato nel testo dei protocolli di Sanzio. Sì, ecco, quali sono gli stereotipi che sopravvivono e attraversano dalla più remota antichità alla più vicina presente modernità, lo stereotipo pregiudizzante ebraico? Ma io credo che a parte altre cose, lo stereotipo sia fondamentalmente questo, che naturalmente si declina in modo molto diverso in periodo medievale moderno e invece in periodo contemporaneo, sia appunto che gli ebrei sono una specie di rete di ogni attività che avvolge il mondo e che vuole dominare. Anche tutta la questione, che oggi stasera non affrontiamo, se non vediamo tutti avanti, dell'usura. No, gli ebrei sono usurari, cioè maneggiano il denaro. No? E la stessa cosa sono. Pensate a questo. Io ho sentito 3-4 volte alcuni ministri della Repubblica, inutile che faccia il nome perché credo che valga anche la pena farlo, che parlando di forze politiche avverse dicevano che erano servizi di poteri forti, facevano una legge, mi ha sempre fuori questo nome, Soros. Chi è Soros? Soros è secondo me è un bandito professionale, perché chi riesce a fare strabiliare delle forze in qualche modo, come dire, non voglio dire fregare, ma insomma, fa girare la gente, il quale, come molti di questi miliardari, un po' per narcisismo, o forse anche per senso di colpa, di mettere il filato in modo che non si soldi. Soros ha stessa cosa ha fatto, non è un finanziere, ma insomma è uno che ha fatto i soldi in modo molto rapido, attraverso un monopolio che ha creato il fatto di Gates, no? Allora perché non dico mai per Gates e non Soros? Perché Soros è ebreo, semplicissimo. Soros è un ebreo umile. Un sorriso grande così e
E avendo sentito, prima non avevamo parlato con loro che eravamo italiani, allora lì si è trasformata una piccola rete, come dire, capite? Cioè non sono reti, sono elementi che certamente, diciamo, nelle minoranze si formano a scopo difensivo. Quindi è il fatto vero. Invece, il problema è appunto la trama è questa. Già San Paolo, attenzione, Paolo di Tarso, scrive nella lettera, non è che lo faccio perché la lettera, scrive gli ebrei che hanno ucciso il Signore, hanno e vogliono dominarli. Cioè questa idea che un ebreo che se vuole diciamo la lettera le attività giudaiche le guerre giudaiche tra Giuseppe Tacito e via li hanno sempre presi tra l'altro, no? Sono sempre stati dalla tua cervice perché si